C'era una volta uno scoiattolo, bellissimo, che camminava e correva veloce nei boschi e nei prati. Gli piaceva tanto mangiare le bacche negli alberi e correva, correva, si librava nel vento. Era spinto anche dai suoi genitori a raccogliere tante bacche e di portarle a casa e di metterle dentro la stanza. Ma sempre più veloce, tanto che correva e saltava in alto, raggiungendo le massime vette. Saltava e volava come fosse un uccello con le ali fino a toccare le più alte punte degli alberi dove trovare quelle bacche saporite. Ma un giorno, preso da tanta fretta, preso dal cercare queste bacche alte, si è scontrato con l'albero. Ed è picchiato di naso. Allora, ferito nel naso, è andato dal medico. Il medico scoiattolo, anziano, gli chiese: "Cosa ti è successo, scoiattolino?" "Ma io mi sono impegnato, ho cercato di fare del mio meglio, volevo librarmi del vento, prendere le bacche perché servono, e correvo, mi sono distratto, o forse ho voluto volare troppo in alto e sono caduto contro un albero e mi sono fatto tanto male." Allora il medico scoiattolo molto serenamente gli dice: "Ecco, ragazzo, devi cercare di accettare te stesso, i tuoi limiti. Di amarti così come sei, non per il risultato che dai. Non essere per forza un eroe, ma cerca di essere te stesso, amabile e semplice. E poi, guarda, ti do un consiglio. Quando hai fatto un bel salto, e ti sei librato nel vento ed hai raggiunto un'alta vetta dell'albero e hai preso una bella ghianda e te la sei mangiata, guarda indietro, guarda il salto che hai fatto e di: guarda che bel salto che ho fatto, come sono stato bravo. E rilassati, riposati, medita e ringrazia, ringrazia anche il Signore di quello che hai, di quello che hai ottenuto. E poi, con calma, riprendi il tuo cammino e vai in ricerca di un'altra pianta. Lo scoiattolo, contento e felice, si mise in cammino.